Eccoci al 34esimo del quinto libro, Erozion, l'epigramma più famoso di Marziale. Allora, sono distici elegiaci, il testo che vi fornisco è già accentato con tanto di cesure perché qui in questo epigramma le pause hanno una funzione importante. Ancti bifronto pater, genetrix flacilla puella, oscula commendo, delici asque meas. Parvola neni grasso rescat erozion umbra, ora quae tartare i, prodigiosa canis. La costruzione vi fa vedere i due termini chiudenti, anc e puellam, e i due termini chiusi, fronto pater, genetrix flacilla, in un chiasmo simmetrico tra i quattro termini. Tutto quanto è retto dal termine commendo, affido. Commendo tibi, affido a te, pater fronto, padre frontone e a te, flacilla genetrix, madre flacilla, sono i genitori di Marziale che nell'oltretomba dovranno raccogliere l'anima della piccola Erozion, che in questo epigramma di saluto e di estremo saluto Marziale affida a loro che l'attendono dall'aldilà. Questo epigramma si rifà, diciamo, ad un insieme di un'abitudine, un componimento tipico che già vedemmo in Catullo, l'epicedio. Di Catullo ricorderete l'epicedio in Morte del Passero, sono dei componimenti di stile neoterico, quindi ellenistico, con cui gli antichi dedicavano delle poesie, dei componimenti. In questo caso, appunto, i distici elegiaci dell'epigramma di Marziale, a persone defunte o appena morte. Il saluto estremo, estremo saluto, ricorderete anche il saluto di Catullo al fratello, da cui poi fu scolmato il fratello Giovanni, no? Il saluto di Catullo, anche quello distici elegiaci, multa sper gentes, multa sper equa, vectus, magari un'occhiatina è il caso di ridarla. Quindi, o padre frontone, o madre flacilla, affido a voi, qui c'è un singolare per il plurale, questa fanciulla, oscula et delicias meas. Il nome Erozion significa amorino, amoruccio, ed è un vezzeggiativo, diciamo. Oscula e delicias sono due apposizioni riferite ad anc puellam, quindi la concordanza è solo nel caso. Boccuccia e delizia mia, come dire bacio, bacio e delizia mia. Parvola neni grasso rescat Erozion umbras, quindi né. Orrescat affinché non abbia paura, Erozion, non abbia paura, parvola Erozion, affinché la piccola Erozion, Orrescat, non abbia paura delle nigras umbras, delle nere ombre. L'Ade è sempre rappresentato dagli antichi come posto oscuro. Regno della notte, ricorderete anche in questo caso Catullo, nox est perpetuna dormienda con questa U che si allunga per suggerire la cupezza, la chiusura e anche il nero della notte eterna, no? Sempre definita in questo modo. Quindi affinché la piccola Erozion. Parvola è un diminutivo di parvus, parvulus è un diminutivo, finale negativa, neorrescat, nigras umbras, le nere ombre, et prodigiosa ora, tartare i canis, qui, anche qui si intrecciano i termini del chiasmo, e non tema, neorrescat, ora prodigiosa, le bocche terribili del cane tartare o di Cerbero, le bocche al plurale perché Cerbero è il cane a tre teste, anche Dante dice le sanne, le canne, cioè le tre gole di Tartaro, di Cerbero. In plettura fuit sextemodo frigora brume, vixis et totidem
Niminus illa dies. Distico elegiaco, ancora una volta difficile da pronunciare, l'abbiamo già visto a lezione, è veramente un distico balbettante. Qui Marziale è come se voglia suggerire la voce rotta dall'emozione, dalla commozione. Il pentametro soprattutto è proprio difficile, dovuto alle allitterazioni delle M. La scelta dell'accentazione in questo modo, dalla X che sta all'inizio e che quindi rende difficile la pronuncia, perché difficile è quello che Marziale sta per dire. E partiamo, è un periodo ipotetico, quindi insomma anche sintatticamente è ben difficile. Partiamo da questo ni che, come vedete, arriva molto dopo, sta per nisi e sono due negazioni che affermano nisi minus, è come dire se non. Quindi se fosse vissuta vixisset erotion, è sempre il soggetto sottinteso, totidem dies, scusate, no, il soggetto eccolo qua, il soggetto c'è ed è illa, si, se non non, se lei fosse vissuta vixisset, periodo ipotetico della in realtà riferita al passato, quindi più che perfetto congiuntivo, totidem dies, altrettanti giorni, quali sono questi altrettanti? Lo dice nell'esametro precedente, fuit in pletura, avrebbe compiuto, stava per compiere, modo, poco fa, frigora, attenti a questo, i freddi sexte brume del sesto inverno. Quindi, ripeto, avrebbe compiuto tra poco, ho detto poco fa, ma è meglio dire tra poco, avrebbe compiuto tra poco i freddi del sesto inverno se fosse vissuta altrettanti giorni. Che cosa ha detto in un modo così complicato? È incredulo Marziale, perciò complica così la sintassi. Gli antichi contavano gli anni non con le primavere, ma con gli inverni. Ricorderete Orazio, come abbiamo già visto a lezione, nel Carpe Diem dice: Seu pluris diemes, seu tribuit Jupiter ultimam, sia che Giove ci dia questo inverno, no? Sia che questo sia più inverni, ossia che questo inverno sia l'ultimo, sta per anni. Quindi, tornando a noi, avrebbe compiuto tra poco i freddi del sesto inverno. Perifrasi per indicare avrebbe compiuto tra poco 6 anni se fosse vissuta altrettanti giorni. Totidem dies. Qui Marziale, balbettando, incredulo, dice: tra 6 giorni Erozion avrebbe compiuto 6 anni. Tra 6 giorni avrebbe compiuto 6 anni e invece è morta. Andiamo avanti. Inter tambe teres ludat lasciva patronus et nomen blesso garria tore meum. Quindi qui Marziale suggerisce l'inizio del fulmen, no? Ci sono i due congiuntivi desiderativi, garriat ludat, al quali aggiungerei questo tegat della strofe successiva, quindi giochi, giochi. Inter tambeteres patronos è una perifrasi per indicare gli antenati tra così vecchi protettori, et garriat e garrisca, come dire, squilli la sua voce nel declamare nomen meum, quindi nomen meum in iperbato forte, il mio nome ore bleso. Con la bocca balbettante, una sinecdoche per voce, con voce balbettante, bleso è un termine onomatopeico per indicare lo stento espressivo dei bambini piccoli, no? Ed ecco il fulmen vero e proprio, mollia non rigidus cespeste gattossa ne chilli, una zolla morbida di terra, tegat protegga. Allora, cespes non rigidus, una zolla non rigida, quindi una litote per indicare morbida, moglia ossa, le morbide ossa, morbide perché si tratta di una bimba piccola, nec fueris gravis, terra, questo è il soggetto,
quindi nec terra fueris gravis illi, e che la terra non sia grave, pesante su di lei, pausa, ecco il vero e proprio fulmen, illa non fuit tibi. Lei, la bimba, non lo fu per te. Quindi non sia, scusate, questa è una seconda persona, qui lui si rivolge alla terra, o terra, che tu non sia pesante su di lei perché lei non lo fu su di te. Scusate, in 10 minuti chiaramente questo non mi riesce proprio con la massima precisione, però l'abbiamo approfondito a lezione, questo è soltanto un piccolo modo per fissare le cose importanti. All'augurio tradizionale con cui Marziale si rivolge, gli antichi si rivolgevano ai defunti, terra sit tibi levis, Marziale lo innova fortemente aggiungendo: i piedini della piccola Erozion non furono pesanti su di te, o terra, quindi tu non essere pesante su di lei.